Ecco, io credo, proprio a proposito del termine vittima, credo che ed è stato studiato anche ampiamente sì in Italia, ma anche in Francia soprattutto, questo tema della concorrenza delle vittime, no? Quello che Giovanni De Luca, con un termine felice, ha chiamato il paradigma vittimario, e la concorrenza tra le vittime, per cui si creano categorie che entrano in concorrenza tra di loro, per cui abbiamo certo i caduti partigiani, però poi le vittime delle foibe, però poi altri tipi di le vittime sotto i bombardamenti. Allora si crea una rivendicazioni, poi ci sono i deportati civili, poi quelli razziali, poi quelli militari, ecco, una condizione di concorrenza proprio tra le vittime che non contribuisce affatto, che va assolutamente, come dire, combattuta, perché non contribuisce a creare una visione sia una visione storica, perché il problema è quello che si resta in questo modo ancorati alla memoria e non si fa il salto, che secondo me oggi è fondamentale, dalla memoria alla storia. Allora, se noi, il caso per esempio dell'esodo da questo punto di vista è emblematico, noi abbiamo lavorato anche con l'Istituto Mondo su questo, ma se non si, proprio dal punto di vista storico, non si ricavano e non si ritorna in contesti, e non si ritorna in contesti in questo caso non solo italiani, ma europei, perché questo è poi cioè quella tragedia della seconda guerra mondiale, che peraltro era già dove tutti gli elementi erano presenti nella prima, non possono, secondo essere molto separati, ma ecco, vanno ricondotte alla dimensione storica.